Quindi Gabriella sulle aree strategiche di intervento. Grazie, buongiorno di essere intervenuti. E a me il compito di presentare quello che sono, diciamo, mi sono presa il compito di presentarvi un po' più nel dettaglio quali che sono stati i principi ispiratori del nuovo programma che andrà dal 2019 al 2021 e poi entriamo un pochino nel dettaglio. Come avete visto, questo è un processo ancora che non è concluso, verrà licenziato alla fine del 2018, però diciamo è abbastanza maturo. Già vi annuncio che per esempio alcuni piccoli slittamenti sono proprio perché erano in corso comunque quest'anno altri processi, come per esempio quello del Light Review, per cui per esempio in questa presentazione, così come nel draft ancora oggi disponibile, non è inserita l'attività dell'NRC Foreste, e questo proprio perché è stato deciso ed è stato licenziato nell'ultimo Management Board. Ciò nonostante, l'impianto, diciamo, del programma e diciamo l'articolazione e l'ispirazione restano comunque quelli che resteranno, sono questi che adesso io vado a presentarvi. Riguardo all'NRC Foreste, l'unica cosa che vi posso dire è che noi siamo in questo momento nel processo. L'NFP è stato chiesto effettivamente di individuare la squadra e l'NRC che aprirà i lavori, e sappiamo già che questi si riuniranno in settembre, quindi diciamo è comunque un'attività che sta partendo. Insomma, in ogni caso si aspettava, diciamo, questo lancio, essere licenziati, insomma, approvazione da parte del Management Board, ma comunque è un processo che già è in corso, è partito, insomma. Allora, quali principi ispiratori? Sono chiaramente quelli della sostenibilità, quindi vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. L'agenzia ha, diciamo, abbastanza ormai acquisito il fatto di affrontare un po' il tema ambientale in un ambito sistemico. Le sfide ormai sono complesse, non si può parlare solo di ambiente, ma bisogna appunto leggerle insieme a sistemi economici, tecnologici e sociali, cioè quindi le dimensioni in cui noi andiamo a inquadrare la nostra informazione, il nostro lavoro sono dimensioni multidimensionali, e questo ci porta quindi a uno sforzo di lettura, di comprensione maggiore. Questo è un report che vi ho voluto mettere qui perché è un report molto interessante che l'agenzia ha pubblicato nel 2017 e che appunto dà proprio l'idea di come l'agenzia si sta muovendo in questo periodo di transizione verso la sostenibilità. E lo potete rintracciare sul sito dell'Agenzia Europea. E, come insomma intende, diciamo, affrontare queste sfide? Appunto cercando di sviluppare nuove forme di reporting. Adesso vediamo, poi ne parleremo anche con gli NRC che lo seguono di più, che sono quelli del SOE. Come sapete, l'agenzia ha un sistema di rendicontazione quinquennale che è lo State of Environment Report. Adesso stiamo preparando quello del 2020 e già lì ha cambiato completamente l'impianto di questo lavoro, ma poi entreremo più nel dettaglio appunto con i colleghi che stanno lavorando su questo. E quindi comunque l'idea è quella di appunto di fare analisi sempre più complesse, cercando di compilare quelli che sono i dati esistenti in maniera diversa, facendo delle narrazioni che possano anche seguire un po' l'evoluzione delle altre componenti, e cercando di integrarle anche rispetto al territorio. Qui non si parla neanche più di Europa, come dicevamo prima, e si parla proprio di, cioè ormai la globalizzazione è data, insomma, come tema, quindi sia in termini temporali che in termini di territorio si cerca di ampliare l'orizzonte dell'inquadramento dei problemi di tipo ambientale. E, appunto, qui abbiamo visto il discorso del SOER. Qui soprattutto nel SOER quello che si sta cercando di fare è anche di tenere conto di queste componenti per quello che è l'impatto dell'informazione anche nella preparazione dell'informazione, cioè l'agenzia si sta chiedendo come coinvolgere di più gli stakeholder, i cittadini, e c'è un grosso dibattito su come fare l'informazione, come si può raggiungere. Ormai è abbastanza acquisito il fatto che due problemi sono sul tappeto. Da una parte c'è il problema di queste nuove tecnologie di diffusione dell'informazione che rendono sempre più
come dire, l'informazione è soggetta ad essere veicolata anche attraverso i canali che non sono così rigorosi e così ufficiali. È molto difficile riuscire a passare un messaggio, c'è questo problema delle fake news, dei social media che fanno opinione, no? Quindi c'è questo problema di come far passare un'informazione qualificata che non sia, diciamo, che non vada a finire nel mare magnum di internet, che per carità è sicuramente un grosso contenitore ma anche un grosso rischio, e dall'altra parte questo perché diventa sempre più importante, si sa che ormai queste sfide non possono essere raggiunte se non c'è un coinvolgimento attivo di tutti, ma di tutti, quindi ormai la citizen science è una realtà, è importante che il cittadino sia partecipe, sia coinvolto, non si raggiungono certo le sfide della sostenibilità se non c'è un cambio di passo complessivo di tutti. E questo infatti nel SOER questa cosa la ritroviamo nella programmazione di questo documento, si è deciso, l'agenzia ha deciso per esempio di fare una prima sintesi al 2019 con un processo di consultazione per gli stakeholder, per poi raccogliere le informazioni che verranno da questo processo per finalizzare la vera pubblicazione al 2020, diciamo vera, insomma in qualche maniera la pubblicazione poi quella al quinto anno. Quindi diciamo questo è un po' un tema su cui poi appunto diciamo, i nostri colleghi vi daranno maggiori dettagli. E infine l'altra cosa appunto sviluppare dei sistemi di reporting, qui c'è il discorso di ReportNet 3.0, l'agenzia stava ancora finendo di fare ReportNet 2.0 e già si sta attivando per un grosso programma di rivisitazione del sistema informativo che appunto tenga anche conto delle nuove sfide tecnologiche e che sia in grado di dare appunto risposte più aderenti a quelle che sono poi la necessità di queste letture più complesse, più articolate. Chiaramente nella stesura del programma, come diceva anche Giuseppina, si è tenuto conto di quelle che sono, diciamo, le altre grosse sfide che sta affrontando l'Europa, insomma, l'Europa, quindi c'è il settimo programma di azione ambientale che è anche uno dei motivi per cui insomma si è arrivati, si è decisi, cioè una delle ragioni per cui l'agenzia ha ritenuto di spostare la programmazione, di portarla dal 2018 al 2020 e anche che appunto nel 2020 ci sarà la chiusura del settimo programma di azione ambientale. Quindi diciamo la cornice, una delle cornici base del programma è proprio ancora, siamo in questo ambito. Ci sono il monitoraggio degli obiettivi per la sostenibilità, abbiamo Copernicus, abbiamo Inspire, l'Unione per l'Energia, l'Economia Circolare e anche il discorso che l'Agenzia sta seguendo con molta attenzione della salute e del benessere, che è sempre uno degli aspetti del settimo programma quadro e che in Europa sta prendendo sempre più un peso, un'importanza. Non ultimo, l'agenzia appunto ha concluso l'anno scorso il percorso di quello che era la sua valutazione da parte della Commissione e quindi in questo programma si tiene anche conto delle indicazioni che sono scaturite da questo fitness for check della Commissione nei confronti dell'agenzia. Qui brevemente vi dico come quelli che sono gli spunti che l'agenzia ha inserito, cioè gli spunti di attività che l'agenzia ha inserito nella sua programmazione per tener conto proprio di questi elementi che vi dicevo. Quindi sono previsti dei rapporti, sono previsti per esempio, è molto impegnata su quello che è il monitoraggio degli indicatori per lo sviluppo sostenibile, c'è il discorso di Inspire che, come appunto dicevamo, sta impattando molto su quello che è il discorso dell'organizzazione proprio dei metadati e dei dati, quindi l'organizzazione dell'informazione ambientale, se mi passate un po' il termine, di base, cioè quella più grezza, insomma la prima, ma comunque molto importante.
Ci sta un'attività appunto con Copernicus, a cui poi avremo anche alcuni colleghi degli NRC che vi informeranno anche su questi aspetti che già stanno trattando, e c'è questo discorso appunto del benessere e della salute, e anche qui l'agenzia si è esposta molto e sono già previsti dei report per cominciare ad affrontare questo tema già nel 2019. Infine c'è il discorso dell'energia, qui c'è tutto il discorso anche della Climate Energy Framework al 2030, e quindi insomma diciamo che l'agenzia sta seguendo, come dicevamo prima, in maniera puntuale tutta la programmazione politica ambientale e non solo, che l'assetto diciamo che si sta dando l'Europa per i prossimi anni. E questo l'ho messo qui proprio per farvi vedere come, perché questo discorso dell'economia circolare, come forse gli attori coinvolti sono veramente moltissimi, e dà proprio un'idea di come l'Europa si sta muovendo un po' tutta insieme su tutti i fronti per diciamo cercare di affrontare proprio questo tema della sostenibilità, cioè vivere bene nei limiti delle risorse del nostro pianeta è veramente una sfida epocale che porterà a cambiamenti insomma difficilmente confinabili in questo o in quell'aspetto. Quindi questa mi sembrava importante soltanto per dare proprio un po' l'idea, no, di chi stiamo muovendo, insomma con chi stiamo parlando. Dunque, l'altra cosa un po' a parte era questo discorso del fitness, della valutazione che hanno avuto l'anno scorso. La commissione, i risultati sono usciti a giugno del 2017 e ha proposto una roadmap di 5 aree che sono appunto sempre sulla qualità dell'informazione, e quindi è importante che le informazioni siano nella forma giusta al momento giusto, la razionalizzazione del processo di reporting, promuovere una diffusione attiva delle informazioni a livello sia europeo che nazionale, e quindi poi anche questo di ampliare la fonte di dati e il modo con cui questi vengono elaborati, letti, diffusi, insomma come poi si faccia informazione. E infine sicuramente la cooperazione e insomma, l'azione coesa. Dunque, 4 aree di lavoro, abbiamo detto: informare sull'attuazione delle politiche, valutare le sfide sistemiche, co-creazione, condivisione e utilizzo della conoscenza, e infine quello della gestione dell'agenzia. E abbiamo detto che è appunto un programma ancora in draft, e qui cominciamo a entrare un po' come il lavoro degli NRC diciamo si interseca con questo, cioè cosa proprio andiamo a fare. Questa è la programmazione articolata, i temi articolati per le azioni insomma articolate per il tema di NRC. E quindi qui vediamo, questa è la prima area, quindi è sulla parte dell'implementazione delle politiche, qui c'è tutta una parte strettamente tematica,